Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto oggi di cancellare qualsiasi tetto all'utilizzo di contanti, persino quello di 3.000 euro che noi avevamo imposto qualche anno fa come soglia ragionevole, oltre la quale non si potevano possedere banconote. Eliminando questo tetto, ed è grave che lo proponga il ministro dell'Interno, si fa un grandissimo favore alle mafie, si fa un grandissimo favore a tutti coloro che riciclano denaro sporco, si fa un grandissimo favore alla criminalità organizzata, rischiando di vanificare tutti gli sforzi e i risultati ottenuti in questi anni nel contrasto all'evasione fiscale, nella lotta alla criminalità organizzata e a tutti i tipi di mafie. Noi abbiamo un altro tipo di proposta, riteniamo che sia importante incentivare i sistemi di pagamento digitale e non invece liberalizzare l'utilizzo dei contanti senza alcun limite. E sarebbe interessante sentire a questo proposito che cosa ne pensano Piercamillo Davigo e Marco Travaglio che qualche tempo fa, commentando l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia massima per l'utilizzo dei contanti, si dissero indignati. In un paese in cui da 20 anni si va favoleggiando di un problema di sicurezza, perché incentivare gli scippatori? Perché uno dovrebbe andare in giro con tanti contanti così? Più si avvicinano le elezioni, più c'è bisogno dei voti di tutti. Gli evasori sono, secondo l'Agenzia delle Entrate, circa 10 milioni di persone, e quindi devo dire che il voto di 10 milioni di persone interessa. Ora che i loro rappresentanti sono al governo, hanno qualcosa da dire questi signori a proposito di questa proposta?